Pseudo-iniezione di blues, rock blues, quello che capita. Sì! E che cacchio, avete mangiato i ghiaccioli stasera? Io ho il blues oggi, vabbè. Anche voi avete blues? Bene, sarà un'ottima serata. Johnny the Walker.
grazie. Stasera sono senza parole, come un famoso brano degli anni 60. No, loro, infatti, loro sono ragazzi che si faranno, qualcuno si è già fatto in passato, con conseguenze anche gravi. Dopo ve li presento, soprattutto Spiritus Utrecht, questo qua. Sì, ma è come se lo facesse, anche quando non parla è alle mie spalle come se parlasse. Va bene, adesso vado a un blues pazzesco. Oggi è una di quelle giornate che quando mi sono andata a dormire che già stavo dormito malissimo. Mi sono alzata che stavo ancora peggio e ho deciso che mi sono alzata la veduta sul blues e vi farò un brano che si chiama I Got a Room with a Blues. Hey!
Un brano, diciamo qualcosa di più, diciamo, veloce. Un brano che è dedicato a tutti gli uomini, ragazzi, me lo permettete, vero? Dopo ne dedicherò uno a voi. Anche perché se no mi saranno per lesbica, si chiama Baby I Love You. Thank you.
Grazie. Ma come un uomo che piange per una donna? Dopo ti dedicherò When a Man Loves a Woman. Però ragazzi, ma avete sette donne, ci sono sette donne per un uomo, ragazzi, che sfiga che abbiamo. Poteva essere il contrario. Morta una fidanzata è come il Papa, se ne fa un'altra. I primi momenti, poi dopo passa. Passa tutto per fortuna. Poi voi più diventate vecchi, più diventate interessanti. Brizzolati, guarda Richard Gere. Siamo noi che dopo i 30 siamo delle vecchie carampane. Ho sentito uno in autobus che diceva così l'altro giorno. Quello lì, c'aveva più di 30 anni. Ha detto. A momenti di autobus berle. Vabbè. Adesso un brano invece che parla, si chiama I Never Loved a Man. Tutti mi dicono, i miei amici mi dicono che tu non vai bene per me. Però sei un bugiardo. Sì, ne fai un sacco, ne combini un sacco, però io non ho mai amato nessuno come amo te. I never loved a man. I let you do this dance for me.
Grazie. Adesso vi presento adesso o vi presento dopo? Non capita, ma se capita. Vi presento la Nightlife e lo faremo sempre con un brano di Aretha Franklin che si chiama Chain of Fools. Thank you.
Mister Lillo Rogati, nada è! Thank you.
ha parlato dagli inferi? Ha detto ti va bene il basso? No, che non ho capito. Thank you.
C'è una menopausa? Ok, una pausa. Ci vediamo dopo. Mi state ascoltando il Marian Brandon della Nashville, sono qui a Spazio Musica lunedì prossimo, il 26 febbraio, insieme a Fred J, due grandi cantautori di Nashville, lunedì 6 febbraio a Spazio Musica. Thank you.
vi vado del signor Remorsi, pregate di venire a prendersi il rispetto. Thank you.
questo lo verranno dedicato alla cosa che ormai purtroppo si è persa lungo la strada. Una cosa che nessuno tiene più in considerazione, ed è per questo che il mondo va così male. Il rispetto. Il rispetto per qualsiasi cosa, vivente, anche non vivente. Anche le cose che si buttano, noi le buttiamo troppo così. Non abbiamo più rispetto di niente. Questo è rivolto a una situazione amorosa, infatti dice, se vuoi avere una donna giusta, devi essere un uomo giusto, ma soprattutto avere rispetto per lei. The right woman, the right man. Take me to home. And I always love you. And I'm on you are.
fate caso, faccio come il pesciolino rosso nel famoso acquario. Sapete cosa fa un pesciolino rosso nell'acquario con l'acqua minerale gasata? Diventa uno squalo. Perché si gasa, no? Dopo vieni da me lezioni private. Va bene, era una cazzata, ma meglio una cazzata che niente. L'altra. Ma no, perché un sacco di brani durante le serate le scelgo. Quello che mi va in quel momento faccio. Vero? Grazie. Vedo che... Bruno, adesso ti porto in una famosissima città, a Kansas City. Might take a play if I have.
Famosissima. Thank you.
c'è una botola che se ci vado a finire con un tacco dentro casco in terra. E siccome sono un po' pesante, prima di Natale ero magra, poi ho mangiato troppi panettoni e guardate come mi sono ridotta. Vado bene così, eh? Stanno diventando di moda le donne ancora grassocce, belle in carne, le manze, le famose manze. Ragazze, dateci sotto. E questi qui hanno fatto digiuni in tutti i sensi, con quelle magre, senza tette, senza culi, che non so dove prenderle, che schifo. Ho partecipato ad Occa, in occasione della morte dell'anniversario di un famosissimo cantante di Rhythm and Blues, lui è Otis Redding, e stasera vi porto in un'atmosfera ideale, quella di Dark of the Bay. Peccato che lui stava là, sulle rive dell'oceano, e noi siamo qua per via. Però l'immaginazione, visto che Berlusconi ancora non ha comprato l'immaginazione della gente, immaginate di essere su una baia deserta. Thank you.
essere andata bene, essere un essere che voglio farvi un brano, no, voglio farvi un brano di sola voce, a cappella. Speriamo di non fare una cappellata. Oh, un errore, insomma. Come direbbe Patrick Bravo, un errore. Un brano di Janis. You know Janis? Allora, uno dei più famosi brani di Janis. Mercedes Benz. Ma vai, così loro si riposano. Eh? Woodstock, ricreate l'ambiente di Woodstock, dai. Casino, arriva Janis che deve cantare. Le pere? Così sul pesante? Devi andare. Dice, noi non vogliamo morire di vecchiaia, vanno bene anche le pere, a quest'ora. Lord, watch about me, a Mercedes Benz, my friends all drive Porsches, I must make amends, worked all my lifetime, no help for my friends. Watch about me, a Mercedes Benz. Oh Lord, watch about me, a color TV. I'm dying for the Lord, he's trying to find me. I wait for delivery, each day until free. So Lord, watch about me, a color TV. Oh Lord, watch about me, a night on the town. I'm calling on you, Lord, please don't let me down. Prove that you love me, is there in next round. Oh Lord, watch about me, a night on the town. Oh Lord, watch about me, a Mercedes Benz. My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord,
Io lo prego sempre. Fino ad ora non mi ha dato neanche una 500, però. Speriamo in un futuro prossimo. Why been high? Oh, oh.
Va bene, adesso vi dedicherò il solito classico del blues. Alle donne questa volta. Un classico, è un classico che parla di un dottore. Si chiama appunto Dr. Fairbairn, dottor Starbene. Lo auguro con tutto il cuore a tutte le donne che il 95 sia portatore di qualcosa di buono. Non di tutto, perché non si può avere tutto nella vita. Che se ne vada almeno Berlusconi, e che non continui a rompere i coglioni. E speriamo di non cadere dalla padella alle braccia. And
Anche.